Buongiorno, per chi non mi conosce sono Eustachio Di Cuia, il tecnico di Fattoria Gallo Rosso, l'azienda leader nel settore della lumbricoltura in Italia. Mi è capitato di leggere spesso e volentieri su post su Facebook emerite baggianate scritte da persone incompetenti sulla lumbricoltura. Oggi voglio farvi vedere un metodo di difesa che assume il lombrico in determinate condizioni. Le condizioni sono queste. Noi abbiamo volutamente messo un certo numero di lombrichi in una matrice organica che pian piano abbiamo fatto disidratare, cioè nel senso abbiamo eliminato l'apporto di umidità. Questo ha fatto sì che i lombrichi per difendersi sono diminuiti come dimensioni. Stiamo parlando che all'interno della vaschetta avevamo messo tutti individui adulti, individui di una certa grandezza, e quando siamo andati a controllare abbiamo trovato individui minuscoli. Cosa è cambiato? È cambiato questo, che il numero dei metameri è sempre quello. È cambiata la dimensione del metamero e quindi il lombrico si è rimpicciolito, automaticamente il metamero è diventato un terzo, un quarto della dimensione che avrebbe dovuto avere. Questo ha fatto sì che la quantità di acqua che l'ombrico ha è sempre la stessa in base alla sua dimensione e in questo modo riesce a resistere a stress del genere. Vi faccio vedere. Allora, prendiamo alcuni lombrichi. Se notate, il clitello c'è sempre all'interno dell'ombrico, ma se vedete bene, le dimensioni sono proprio minuscole. Stiamo parlando di dimensioni molto piccole. E stiamo parlando che questi non sono piccoli. Sono individui adulti messi sotto stress. Adesso li vedete bagnati perché ieri li ho rimessi in una vaschetta, quella che avete visto, e gli ho dato dell'acqua per vedere in quanti giorni riescono ad assumere le dimensioni, normali che avevano. Ecco qui, gli animali come si muovono. Se notate, la parte del clitello è evidente, non so se nel video si riesce a vedere, ma il clitello vi assicuro che è visibile benissimo, almeno ad occhio umano. Buon humus a tutti!